Abbiamo appena finito di girare, c'è posta per later. Vedranno delle belle. Molto belle. Molto. Quindi vi aspettiamo su Fab. Mi raccomando. Abbiamo appena finito di girare, c'è posta per later. Vedranno delle belle. Molto belle. Molto. Quindi vi aspettiamo su Fab. Mi raccomando. Ragazzi, buonasera a tutti. Io ho un po' di fiatone perché ho fatto una corsa per venire in macchina, che qui sta diluviando. Cioè arrivano goccioloni proprio enormi, cielo nero, quindi tra poco mi sa che mi prendo un bel acquazzone. Che dire, allora, volevo ricordarvi l'appuntamento con mia mamma stasera alle 19 a casa mia, l'ultimo appuntamento della stagione, quindi ci tenevo a condividerlo e se volete seguirla le fa sicuramente piacere, con la mamma di Tommy, quindi una bella diretta. E basta, io vado a un appuntamento di lavoro e poi stasera dovrei giocare a calcetto, cioè calcio a 7 all'aperto. Non so se portarmi direttamente le pinne o la cuffia da pallanuoto a sto punto. Buongiorno! Come vedete c'ho ancora il cuscino in faccia, ma non so per quale ragione sono entrata nel mood napoletano, anche siciliano, che avrei mille cose da fare, ma... me la prendo con comodo, me la prendo con comodo, forse era arrivata l'ora, perché io sono sempre stata una che si faceva sopraffare da tutte le cose da fare, quindi mi svegliavo già con l'ansia di pensare, ah, oggi cavolo devo fare questo, quindi corriamo, facciamo, diciamo, io a fine giornata che mi esplodeva quasi il cuore, se così si può dire. Invece... sto cambiando filosofia, devo prendermi più con calma le cose, ovviamente rispettando gli appuntamenti e non arrivando un'ora dopo perché non è da me, però è giusto non fare tutte le cose. Dicevo, è giusto non farsi sopraffare dalle cose e non prendere tutto con l'ansia, cioè partire già la mattina che sai di avere tanti impegni e già parti prevenuto sul fatto che non riuscirai a... diciamo concluderli, portarli a termine a fine giornata, quindi anche questo continuo pensare non ce la farò, ho troppe cose da fare, alla fine poi non ti fa concludere oggettivamente le cose. Io sono molto dell'idea e sono sicura che esiste la legge dell'attrazione, cioè pensare positivo porta poi al positivo e quindi concludere in questo caso gli obiettivi che Ragazzi, buongiorno, come state? Io stamattina me la sono presa un po' più comoda perché ero libero e sto andando a fare un allenamentino all'aperto, dato che sfrutto questa giornata di sole meravigliosa dopo il diluvio di ieri. Faccio qualcosa di leggero perché ieri sono andato a giocare a calcetto e sono distrutto, oltre ad aver preso 10 morsi di zanzare sul collo. Perfetto proprio. E quindi niente, vado ad allenarmi e ci sentiamo dopo. Abbiamo appena finito di girare, c'è posta per later. Vedranno delle belle. Molto belle. Molto. Quindi vi aspettiamo su Fab. Mi raccomando. Eccomi ragazze, sono rientrata a casa e scusate la faccia un pochino stanca, ma devo riprendermi ancora dal viaggio a Napoli dove non ho dormito poi chissà quanto e volevo mostrarvi nuovamente il mio orologio di Fleurs e descrivervi anche le caratteristiche perché c'è una promo speciale. Allora, innanzitutto a casa vi arriva così, con un cinturino che potete scegliere voi e proprio sul cinturino dopo mi vorrò soffermare. Le caratteristiche principali sono che ricevete le notifiche di tutti i social, messaggi, WhatsApp, riesce a monitorare il vostro battito cardiaco grazie a un sensore che si trova appunto qua dietro, quindi lo potete utilizzare anche per fare sport. È resistente all'acqua, quindi perfetto per l'estate e potete scegliere qualsiasi colore di cinturino, io ho scelto questo rosa e solo per 24 ore vi verrà regalato un cinturino in più, quindi promo fantastica, codice sconto ROSI20 per avere il 20% di sconto sul Six Watch.
Rainy days may come and go, it splashes through the window, I can listen to the Buongiorno, come vedete ho ancora il cuscino in faccia, ma non so per quale ragione sono entrata nel mood napoletano, anche siciliano, che avrei mille cose da fare, ma... Eccomi qui ragazzi, mi sono preparata, sono pronta ad uscire, ho messo una cosa fresca perché dopo il temporale di ieri oggi c'è il sole, quindi speriamo duri, però prima vi volevo parlare delle mie strategie, se così si possono definire, per avere una pelle luminosa e sana durante il periodo estivo. Oltre ad utilizzare sempre delle buone creme, i solari, che è importantissimo mettere la protezione solare durante l'estate, molto alta soprattutto in viso, e a valorizzarmi magari con un gioiello che mi illumina. Via. Oggi in particolar modo vi volevo far vedere questo tè, il White Peach Detox Tea, che fa parte appunto della linea Detox perché ci aiuta a drenare dei liquidi in eccesso grazie alla presenza di pesca bianca e papaya, e questo tè ci aiuta, oltre a combattere cellulite e ritenzione idrica perché ha un effetto drenante, ad avere una pelle molto più luminosa. Per aumentare gli effetti dei tè io utilizzo le caps di Fit Via. Oggi vi mostro le anticellulite caps. Ci sono quelle da giorno, 3 al giorno, una dopo ogni pasto principale, e poi ci sono le anticellulite Caps Night e vanno prese 2 prima di andare a dormire e aumentano la produzione di collagene e contrastano l'acne adatto al mio incarnato, ad esempio l'oro illumina un determinato tipo di incarnato, l'argento un altro. È importante anche prendersi cura dall'interno di se stessi e come sapete io da parecchi anni adesso utilizzo i prodotti di cellulite durante la notte, quindi fantastiche. Come sempre vi lascio un codice sconto che vi scrivo qui per avere addirittura il 40% di sconto, proprio perché siamo in periodo di saldi sui prodotti di Fit Via, con una spesa minima di 69 euro. Ma le sorprese non finiscono qui, perché oltre al 40% di sconto c'è un regalo a vostra scelta, quindi correte, fate swipe e vi mando un bacione e scappo. Oggi una bellissima giornata con Rosy, che ci è venuto a trovare. Abbiamo fatto queste onde bellissime, come sempre tra l'altro. Ecco perché vengo sempre qui. Ci sono onde che richiamano un po' l'estate. Sì, estate che ancora non sto vivendo, però ce la immaginiamo qua a Milano. Ci grazie. Anche durante l'estate. Lo so, perché siete sparsi un po' ovunque in Italia. Quindi sarò la vostra ossessione. Eccomi ragazze, sono nei pressi del Duomo perché oggi, oltre alle mille cose da fare, ho voluto incastrare anche delle cose per prendermi cura di me stessa, come i capelli. Ho fatto scorta anche di prodotti da portare in Sicilia, proprio indicati per il mio capello e per, diciamo, non stressarlo con l'acqua del mare, il sole e tutto quanto. Poi magari ve li mostro. E niente, adesso ricomincia, no, la corsa nel cercare di fare le cose. Tra l'altro qua c'è molto vento, c'è sole ma c'è vento oggi. Ragazzi, allora, come avete visto, ho appena finito il mio workout e volevo parlarvi degli snack Fruitella Good For You. Allora, sono dei prodotti buonissimi che si possono usare sia come post workout, come ad esempio li uso io, ma possono essere anche degli ottimi spuntini metà mattinata, metà pomeriggio. Diciamo che sono il connubio perfetto tra gusto e benessere. Adesso ve ne faccio vedere un po', perché ci sono una marea di gusti. Abbiamo le nocciole sgusciate, poi c'è il mix equilibrio viola, che è fonte di vitamina E, mix benessere verde, che è fonte di magnesio, mix energia blu, fonte di rame, e appunto le barrette ciliegie e mirtilli rossi, o anche anacardi e ginger, che personalmente è la mia preferita. Quindi ragazzi, come detto, finito l'allenamento, io vi faccio il mio spuntino post workout, vi mando un bacione. Eccoci, io mi sono ricongiunta con Andrea. Sono stato alle poste. A far che? Dillo, a far cosa? Perché non ho sicuro il massaggio che hai fatto te. Amore, cosa hai fatto? Ho guardato il monte. Ah,
ha pagato le multe, quindi per me è giornata più piacevole, per Andrea purtroppo oggi è andata così, come sempre, non è vero, sembra che non faccio niente. Ho fatto anche tante altre cose oltre il massaggio e il parrucchiere, dillo, che non mi fermo, io non mi fermo un attimo. Però detto questo, vi voglio dire le mie impressioni, le prime impressioni post massaggio, questo trattamento che non avevo mai provato con il bambù, quindi un trattamento manuale, non con macchinari, che serve proprio a riattivare la circolazione. Subito è stato detto: vedrai che post massaggio sentirai e vedrai le tue gambe più snelle. Ero diffidente e invece a tutti gli effetti le mie gambe io le vedo più snelle, la pelle più tonica, più compatta.